Comincia con il piede giusto l'avventura dell'Amen Scuola Basket Arezzo in Coppa Toscana. Gli Amaranto si sono imposti 93-71 contro il Basket Val di Sieve, che poi la SBA affronterà nella prima uscita casalinga in campionato domenica 6 ottobre. La partenza retina e sprint con un break che gli ospiti recuperano sul finale del primo quarto. Al decimo Amen avanti 24-19 con la gara che rimane in equilibrio fino all'intervallo 43-38. Al rientro dagli spogliatoi arriva l'allungo decisivo. Giommetti, Tenev e De Bartolo sono i terminali offensivi che permettono all'Amen di allungare. All'ultimo mini intervallo i ragazzi di coach Mili si trovano sul 70-49, vantaggio che viene amministrato nel quarto finale. Positive le indicazioni di questa prima uscita, compatibilmente con il poco lavoro in palestra effettuato. Si intravedono infatti già trame di gioco che vedono protagonisti i nuovi arrivati Tenev, Rodriguez e De Bartolo. Prossimo impegno per l'Amen, mercoledì alle 21, sempre al Palasport Estra, in amichevole contro Valdambra. Domenica prossima, prima trasferta di Coppa sul campo del San Giobbe Chiusi, che nella prima gara ha espugnato Terranuova Bracciolini 110-64. Oggi abbiamo visto una bella partita, bellissima sotto ogni aspetto, mancanza un po' d'ossigeno nella fase finale, però veramente i tre innesti sono stati indovinatissimi, e quindi grazie a chi li ha saputi gestire, a chi li ha saputi trovare, a chi li sta gestendo. Adesso è ancora la prima partita. Comunque siamo tutti soddisfatti dal presidente, dallo staff tecnico, parlando ora sia col preparatori, con i vice, soprattutto dell'atteggiamento che i ragazzi hanno avuto dall'inizio alla fine. Abbiamo iniziato la preparazione un po' in ritardo, ma abbiamo tanto ancora da migliorare, da affinare, eccetera. Però la base, che è l'intensità e la voglia di lottare contro un avversario che a livello di intensità, di grinta, di difesa è micidiale. Cioè, questa è una squadra che darà filo da torcere a tantissime altre squadre. L'anno scorso sono arrivati ai playoff, quindi non è stato per niente facile. Temevamo anche un po' l'adattamento dei nuovi, soprattutto l'argentino e il bulgaro, perché è la prima volta che giocano su campi italiani, e soprattutto poi quelli toscani sono tra i più caldi che ci sono a livello di rivalità, di derby e di difesa. Quindi diciamo che l'approccio, la prima partita l'hanno già provata subito, quindi immagino che ora capiranno in che realtà dove si trovano, e piano piano dovranno aggiustare il loro modo di giocare, però diciamo la base è ottima.